Cazzo, se la guardi troppo a lungo rischi di diventare frocio. Che schifo. Dovrebbero essere già qui, porca puttana. A te la cosa non puzza? È quasi l'ora che dovrebbero essere qui e il buon Dio mi fulmini e non cercherò un cazzo di nessuno. Cristo, ma non puoi dire qualcosa? Che cazzo farei stare così tranquillo? National Geographic. Che i tipi calmi, quelli come te, insomma. A un certo punto è facile che gli si fotte il giovedì e vanno a mettere una bomba in una scuola, oppure si inchiappettano i bambini dopo avergli sbattuto le caliche in faccia. Ehi, pronto? Ti ho appena dato dello psicopatico figlio di puttana? Ma lascia perdere. Devo farmi una doccia. Ma non avevi smesso? Siamo stati 6 anni a Poggio Reale. Era un'astinenza forzata. Avrei voluto vedere la sua faccia di merda quando gli avete bussato alla porta. Ah, era uno spettacolo. Aperto pensava di trovarsi davanti quei cazzo di venditori della folletta. Invece eravamo noi. Non se l'aspettava più che saremmo andati a pizzicargli questo culo ebreo. Non l'ha fatto nemmeno in tempo a connettere il suo cervello baccato, che il capo gli ha mollato un destro in bocca. BAM! Gli ha fatto saltare tutti i denti. E poi che è successo? Gliel'abbiamo suonato di santa ragione, Cristo! 6 anni di arretrati! Ah, merda, avrei voluto esserci anch'io, cazzo! Quindi poi gli abbiamo fatto sputare malloppo, eh? E allora lui ha iniziato con la mia fighetta! E scusami di qua, scusa di là, non volevo, ma non così siamo fratelli, siamo una banda! Insomma, il solito copione del cazzo! L'ho sempre detto che ero un figlio di puttana! Mai mettere insieme soldi ed ebrei. Gira come vuoi, te la prendi sempre nel culo. Ben detto. Ma che cazzo hai combinato alla faccia? Cristo, ma si può essere più tarati di così? Sei più lurido del culo di un negro. Un momento, come fai a capire se è un negro al culo sporco di merda? Ma cosa cazzo vai domandando? No, io non domando, io ragiono, eh? Allora, un negro al culo negro. Vero,
È una tautologia. Ma che cazzo sarebbe? Esatto, per la puttana, è una tautologia. Allora, segui un po' la mia fottutissima tautologia. Un negro ha il culo negro. Ma Cristo, ma è scontato che un negro abbia il culo negro? Eh certo, è una premessa alla palissiana. Ma che cazzo state dicendo? State dicendo delle puttane. Capo, digli un po' qualcosa. Smettetela! Sembrate un convento di suore con un solo vibratore, cazzo. Voglio un po' di professionalità. Stavo solo cercando di farli ragionare. Comunque, com'è andata a finire con quello stronzo? Il colpo di scena finale è stato il codice. Ma dai, quella è una puttanata. L'ha detto solo per prendere tempo. Ha provato a fotterci anche da morto, ma a me non mi frega più. Non è una puttanata. Ma dai, Romeo, perché tu ci credi? Questa valigetta contiene un acido. E se proviamo a forzarla, addio milioni. Ma Cristo, ma voi non dite nulla? Sarebbe morto comunque, che ragione aveva per mentire? Almeno un milione di ragioni. Cristo era un figlio di puttana, ci siamo fatti 6 anni di galera per colpa sua. Abbiamo organizzato il colpo insieme, non solo ci ha venduto la madama, ma si è pure tenuto tutta la roba. Tienila a posto se non vuoi che ti spari. Adesso si fa a modo mio, Macbeth. Se ti va bene, te ne stai buono e tranquillo come tutti. Altrimenti alzi il culo dalla sedia e sparisci. Va bene. Va bene, ragazzi, tranquilli, eh? Comunque, visto che ci tenete tanto a fare gli 007, potevate almeno fargli sputare il codice. Lo avremmo fatto, se quello stronzo non gli avesse sparato prima. Scusa, capo, ma mi ha provocato. Che cazzo, lo sapete tutti che non tollero che mi si vede nel finocchio. E non fa più forte di me. Sei proprio il gran can degli stronzi, questo lo tolleri? Volete tacere? State stronzeggiando più voi che gli opinionisti in un programma della D'Urso. Mi serve concentrazione, Cristo! Ecco che salta fuori il gran visir degli stronzi. Sei stato zitto finora, potevi anche continuare. Basta, fa ragione. Io adesso vado fuori a controllare che sia tutto in ordine. Quando torno voglio sentire più silenzio che in un fottutissimo cimitero. Chi ha scelto questo posto? Già, fa un freddo porco. Non dobbiamo dare nell'occhio, Mercuzio. Era una vera merda, eh. Mi ricordo il Tuguri dove stavo da piccolo. Cristo di un Dio, è ricominciato davvero male. La vita non è sempre facile. Mia madre faceva la puttana, ma non le girava molto bene. Quanto mio padre era uno stronzo di alcolizzato del cazzo che dormiva tutto il giorno sul divano, insomma. Ce la passavamo davvero male. Eravamo così poveri che persino gli ebrei ci facevano la carità. Oh Cristo, un'altra storiella del cazzo. Tu pensi a fare il tuo lavoro, eh? Comunque dicevo che ce la passavamo davvero male. Io non ho mai ricevuto un solo fottutissimo regalo di Natale quando ero piccolo. Si vede che sapevano già che razza di stronzo saresti diventato. Guarda che non è bello, eh. Il Natale è una tappa formativa importante per un bambino, cazzo. Adesso, quello è vero. Io infatti tutti gli anni scrivevo la letterina a Babbo Natale e mio padre esigeva che la scrivessi. Poi ero un bambino dai desideri modesti, voglio dire, non ho mai chiesto un fottutissimo Millennium Falcon in scala 1 a 2 o altre cazzatelle da bambini viziati, voglio dire, mi sarebbe bastato un libro da colorare, un album di figurine, cose così, insomma. Ma io ho un abbonamento a Playboy. Non ero un depravato come te. Comunque, sta di fatto che tutti gli anni il vecchio barbone con le turborenne si dimenticava di me. E mio padre si inventava le scuse più disparate. Un anno ero stato troppo cattivo, l'anno successivo faceva le consegne a zona e noi non eravamo stati sorteggiati, oppure gli erano morte le renne. E tu ti bevevi tutte ste stronzate. Ero un bambino, certo. Comunque è stata a sentire. Quando avevo 10 anni, il vecchio ubriacone si era esaurito le idee. Così, la mattina di Natale, di fronte al mio stupore per l'albero di Natale vuoto anche quella volta, prese il fucile, uscì di casa, sparò un colpo verso l'alto, poi tornò dentro, mi guardò dritto negli occhi e mi disse:
Babbo Natale si è suicidato. Certo che tuo padre era proprio un matto sciroccato, eh? E poi, cosa hai fatto? Hai scritto la letterina anche l'anno successivo? Certo. Fino a 18 anni l'ho scritta. Ma come? Volete sapere perché? Volete farvi un'altra risata? L'unica cosa che mi ha insegnato mio padre è che non bisogna dimenticarsi mai che le cose prima o poi possono andare bene. Minchia, wow. Bella storiella, ma io non credo a Natale. Non credi a Natale? Ma che cazzo significa? Forse lui intende dire che non crede a Babbo Natale. Apri la valigetta invece di dire puttanate. Comunque, cos'è sta storia che non credi a Natale? Amico, date una calmata. Io non mi riferisco a quelle stronzate della capanna dei re magi, del bue che sta col fiato sul culo al bambinello. Io a quelle ci credo. Io sono incazzato con quell'inculata consumistica del Natale, quella supposta che ti infilano su per il culo ogni anno a dicembre. Quella che se non ti sputtani tutto il tuo patrimonio in regali per persone a cui normalmente sputeresti in faccia, sei un emerito coglione. Questo voglio dire. Io i regali li faccio quando voglio io, a chi voglio io. E chi ti ha detto il contrario? La società del cazzo me l'ha detto, ecco chi. Sapete che vi dico? Io Natale lo festeggio a luglio e faccio i regali che cazzo mi pare io e voi restate zitti e non rompete i coglioni. Secondo me è il suo ragionamento, Phil. Ma togliti quella merda dalla faccia. E tu, i regali, falli che cazzo vuoi quando cazzo vuoi. Che cazzo me ne frega a me. Avete rotto il cazzo. Sembrate delle puttanelle in piena crisi mestruale. Il prossimo che apre bocca senza il mio permesso gli spara in testa, giuro su Dio. Capo, ci siamo. Merda.